Rimandata ben due volte a causa del maltempo e dell'apertura della campagna venatoria, nei giorni scorsi si è svolta la quarta pedalata alla Perangelica, uno degli eventi sportivi e di cicloturismo più amati e seguiti dagli appassionati di mountain bike. 3, 2, 1, via! Organizzata dall'Associazione Mulistracchi con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della regione, l'iniziativa ha coinvolto decine di ciclisti che si sono dati appuntamento nel centro storico di Serrungarina per poi attraversare i borghi di Bargni e Pozzuolo, fiore all'occhiello del territorio. Abbiamo tre percorsi completamente nuovi, in 4 anni li abbiamo sempre rinnovati. Il primo è per tutti, l'abbiamo un pochino semplificato, 25 km, 750 metri, quindi è un pochino per tutti. Il secondo, il lungo, che ripete, è nelle tracce di quello d'anno scorso, ma abbiamo sostituito alcuni sentieri con altri nuovi, creati proprio di sana pianta. Siamo entrati in un bosco pieno di rovi e ci siamo fatti spazio e abbiamo aperto quasi 3-4 chilometri ed è venuto un percorso bellissimo, e questo è il lungo. Poi abbiamo, per i più forti, quelli con più gambe, i più tenaci, abbiamo l'Iro, che passeranno nel percorso del lungo e poi a un certo punto saranno deviati arrivando fino a Montefelcino, e quello è davvero tosto, sono quasi 2000 metri di dislivello per 50 km, non saranno in tanti a farlo quest'anno. Non è mancata la parte enogastronomica, caratterizzata dalla presenza del prodotto tipico protagonista della manifestazione, e cioè la Perangelica. Dunque buon cibo, cultura, sport e sano divertimento, oltre al profondo senso di rispetto per il territorio attraversato dal giro, con particolare attenzione a non sporcarlo e a mantenerlo pulito. Io devo ringraziare tutti, ma veramente tutti quelli che si sono adoperati perché anche quest'anno si potesse portare avanti questa iniziativa sulla quale noi crediamo molto come amministrazione, che abbiamo patrocinato, e daremo sempre più maggior supporto anche nei prossimi anni, perché richiama centinaia di persone che vengono fuori dai nostri territori e che hanno la possibilità quindi di conoscere i nostri territori. Magari con questa iniziativa, quando crescerà, realizzarla anche su più giorni, in modo tale che si possa accompagnare, oltre all'evento in sé, anche la possibilità di queste persone di poter condividere con noi le bellezze dei nostri territori. E di questo, ripeto, voglio ringraziare tutti coloro che in maniera volontaria, lo sottolineiamo questo aspetto, si sono prodigati per far sì che questa iniziativa potesse avere luogo.